Anche il libro Amaldi spiega i battimenti come la sovrapposizione di due onde con frequenze diverse ma poco diverse tra loro, quindi abbastanza simili, frequenze vicine. Si ode un unico suono che ha frequenza uguale alla media delle due frequenze e intensità variabile nel tempo. Questi sono appunto i battimenti. Qua mostra la stessa figura che abbiamo visto prima, e cioè il profilo locale dei due diapason, diciamo, delle due onde armoniche sinusoidali, con frequenze leggermente diverse. Infatti possiamo guardare per esempio questo intervallo di tempo in cui il diapason blu fa 4 oscillazioni, 1, 2, 3, 4, mentre quello rosso ne fa 5, 1, 2, 3, 4, 5. E ci sono istanti, come per esempio questo, in cui i due diapason oscillano in fase e quindi lì viene una sovrapposizione costruttiva, dove le ampiezze si sommano. Invece altri punti, come questo, dove i diapason oscillano in controfase e se hanno la stessa ampiezza, il suono si annulla in quel momento, perché la sovrapposizione diventa distruttiva. I battimenti sono tanto più veloci quanto più le due frequenze sono diverse, tipo wah 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 wah. Invece, se le due note sono molto simili, i battimenti sono lenti, tipo wow wow wow. In particolare i battimenti spariscono quando le note diventano uguali, i battimenti scompaiono, le due corde sono accordate.